Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Un'indagine approfondita ha svelato delle verità sconvolgenti in merito agli obblighi finanziari dell'Inter. Tutte le rappresentazioni di questi debiti appaiono come raccapriccianti, soprattutto provenienti da un giornale straniero che ha condotto questa scrupolosa indagine. Il risultato è emerso come una verità scioccante: il fallimento del club nerazzurro è reale. Guarda attentamente il video per scoprire questa notizia che i media italiani non hanno riportato. Prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. A pochi giorni dal decisivo derby d'Italia, un'indagine condotta da The Athletic, uno dei portali più autorevoli del mondo, ha sollevato delle inquietudini riguardo alla situazione finanziaria dell'Inter. Nonostante la narrazione estremamente positiva dei media italiani che elogiano le strategie di risanamento del club sotto la guida di Marotta ed Ausilio, emergono delle ombre inquietanti. Dopo aver raggiunto importanti traguardi sportivi, inclusa la finale di Champions League e un cospicuo incasso di 100 milioni di euro da parte della UEFA, l'Inter si trova paradossalmente ad affrontare perdite significative. Nonostante i tagli ai costi operativi e la riduzione del monte ingaggi, il club ha realizzato una perdita di 85 milioni di euro, sollevando interrogativi sulla bontà della gestione economica. In una stagione considerata normale, il presidente Steven Zhang, sebbene acclamato dai tifosi, si trova nel mezzo di controversie legali che potrebbero influenzare negativamente il futuro del club. Tuttavia, secondo l'inchiesta, il nodo cruciale è rappresentato dal debito con Oaktree Capital Management. Per superare le difficoltà finanziarie, l'Inter ha ottenuto un prestito con un tasso di interesse elevato del 12%, ora tradottosi in una somma di 329 milioni da ripagare entro maggio 2024. In caso di mancato pagamento, Oaktree Capital Management potrebbe mettere le mani sul club nerazzurro assumendone il controllo. La gestione economica di qualche anno fa dell'Inter, in particolare le decisioni prese per l'assunzione di Antonio Conte e la conseguente esposizione finanziaria, è ora sotto la lente di ingrandimento. Inoltre, la causa legale intentata dalla China Construction Bank contro Zhang per oltre 250 milioni di euro di debiti non pagati rende ancora più grave e preoccupante la situazione. Mentre i tifosi dell'Inter celebrano i successi sportivi, la dirigenza è costretta ad affrontare sfide finanziarie di un certo peso. L'esigenza di trovare un equilibrio tra le prestazioni sul rettangolo verde e la sostenibilità finanziaria non è mai stata così necessaria nonché innegabile. Il futuro del club nerazzurro pende tra i successi sul campo e le incertezze economico-finanziarie, diventando un tema centrale nei mesi a venire, con tifosi e addetti ai lavori che seguiranno attentamente gli sviluppi. E voi cosa pensate della situazione del club nerazzurro? Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.